scrivere in maniera analitica, suggestiva i posti. Lei a Trieste l'ha esercitata in pieno, scrivendo sui rioni, quanti certo. Libri? 17 libri ho scritto. Ecco. Prima ho cominciato con, per scherzo, con un racconto su Roiano, perché a Roiano sono vissuto, era l'ultima Thule lì sotto il monte di Greta, e ci divertivamo a spingere la via del Cisternone, no? Sì. Che è alta 55 metri sulla parte di Roiano dove abitavamo sì. Noi. E allora tutta la collina era tutta d'estate, tutta coperta da fiori, da ginestre. E c'erano le galline del custode, che si chiamava Cuzzo Pian, e noi le spingevamo su verso la via di Cisternone, e c'era un muro e un piccolo passaggio pedonale, e tutte le galline si inoltravano in questo passaggio pedonale finché, spaventate, le cacciavamo giù dal costone e prendevano il volo. stavassando orrendamente, e 55 metri d'altezza arrivavano in fondo, e per 15 giorni non facevano più uova. Uova, dallo spavento. Senta, questi libri io li avevo visti in una libreria fenice, no? Sì. Ecco, sì, e lì per traversie, no? Sono bloccati, da uno li volesse acquistare. Perché, ecco. Ripeto, il titolare Zorzò, quando usciva un libro, mandava 10 copie a tutte le librerie di Trieste. E poi si fermava, non ne mandava altri, perché mandandoli alle librerie doveva cedere il 35%. Ecco, la preferiva venderli lui dalla sua libreria a prezzo pieno. Però non vendendoli. In pratica, vendendo le vendeva, solo che adesso la situazione è che ci sono pile di questi libri chiusi dentro nel fallimento, e se uno li vuole comprare non riesce a comprarli perché le librerie non le hanno, le altre librerie non li hanno. Senta, ma Zorzò, che era quello della Svevo? Sì. Sì, titolare della Italia Svevo, Sergio Zorzò, editore, perché ha stampato più di 1500 libri. Ecco. Peccato. Peccato, vero? Ma non riesci neanche a farti dare una ventina di copie, così, no? No, è tutto bloccato. Se ne avessi saputo prima, me ne sarei occupato in modo da recuperare un certo numero di volumi, no? Certo. Ma non ne sapevo niente, sono stato sorpreso all'ultimo momento. L'ennesimo fallimento di Trieste. Adesso il 16 di luglio il curatore fallimentare dovrà decidere cosa fare, perché parlano di mandare al macero 500.000 libri. 500.000 libri. E non possono vendere. 500.000 libri ce ne sono moltissimi che risalgono agli anni 50, libri di scuola, eccetera, che non hanno nessun valore, però ci sono dentro anche dei libri interessanti. E perché che questo? Perdita, è veramente un peccato. Peccato. Lei ha anche una vettura d'epoca, vero? È una vettura inglese, la Morgan, no? Del 78. Del 78. Molto, molto bella. Bene, c'è qualche domanda da fare, integrare? Sì, beh, vorrei chiederti, oltre ai libri sui rioni, hai fatto anche dei dizionari, hai fatto altre pubblicazioni? Sì, ho fatto copie di dizionario inglese, francese, francese, inglese, dizionario del petrolio, che è un dizionario diffuso in tutti i paesi francofoni e anglofoni, è definito addirittura in Cina, in America del Sud, in Canada, dappertutto, insomma. A parte il fatto che anche i libri sui rioni di Trieste, in pratica già a Monfalcone non dovrebbero interessare a nessuno, in realtà si trovano dappertutto nel mondo. Io penso che siano stati gli emigrati triestini a introdurli. Non so, librerie del Congresso in America, librerie dell'Australia, ce ne sono dappertutto, nelle librerie universitarie più strane di tutti i paesi del mondo. Quindi anche questo è mi ha dato molta soddisfazione il fatto che tutti questi libri siano circolati in posti molto distanti da Trieste. Sì, ho notato in questi libri che non ci possono essere anche gli aneddoti, le note di colore.
ma sono veramente pieni di dati storici, quindi ci deve essere stato anche delle ricerche d'archivio notevoli. E io ho passato giornate intere in biblioteca civica, per fortuna l'ho fatto al momento giusto perché oggigiorno la biblioteca civica è fuori uso praticamente. Adesso hanno aperto una sede in via Madonna del Mare, uno deve domandare qualche libro lì in via Madonna del Mare, ci vogliono 15 giorni per averlo. Quindi è Pazzesco. una fregatura. Quindi Mentre prima, quando anche c'era quella, insomma, è remendo, come il si signor Arcon, dice. quando c'era il signor Arcon nella biblioteca civica e l'archivio diplomatico, passavo giornate intere là dentro e trovavo immediatamente tutto quello che volevo, diciamo. Poi ho fatto tutti gli archivi delle scuole, delle chiese. È stato un lavoro pazzesco e ho avuto soprattutto l'aiuto di tanti collezionisti. E i collezionisti sono dei personaggi strani, quelli che hanno un sacco di documenti su Trieste, vecchi documenti, cartoline, eccetera, li tengono tutti sotto chiave, non li fanno vedere a nessuno. A un certo momento c'era un collezionista che mi prestava delle cartoline. E ha protestato perché dice che sulle cartoline aveva incollato dei foglietti adesivi per scrivere il numero da citare nel libro e allora gli rovinavo la cartolina col biglietto adesivo. Quindi ho dovuto lasciarlo perdere. Però ce ne sono stati altri collezionisti che mi hanno dato tutto quello che volevo. Senza l'ausilio dei collezionisti non sarei riuscito a completare questi 17 volumi. Volevo ancora che negli anni 70 ha convinto suo figlio a prendersi una Mistral, poi hanno comprato una Daimler SP, Daimler, sì, Dart. la Dart, sai quella, quel motor Jaguar, no? Daimler Dart motore Jaguar. Sì, e aveva già all'epoca una Morgan comprata a Parigi, che poi l'abbiamo rivenduta di nuovo a Parigi, la veniva portata a Trieste un paio d'anni, vuol dire che poi ha posseduto un Jaguar lì. Adesso figura in un poster di una pittrice americana, c'è la macchina dipinta davanti a un caffè del quartiere Antino. Che viene da lontano questa sua Certo, questa sua passione, no? E per passione. la Jaguar quanti anni l'avevi? La E già XJ6? l'avevo dal 73 Per all'83 almeno. cui sì, avevi parecchi anni anche quella, sì. Cioè, sempre avuto, e naturalmente la passione che ho io dei manuali tecnici, libri di manutenzione, viene da lui perché aveva la possibilità di avere tutti i libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine del mondo, perché operava proprio in quel settore, immagino, no? Ecco, aveva la possibilità di avere tutte queste documentazioni tecniche di tutte le marche del mondo, no? Presso la CFP di Parigi, no? Beh, sì, ne emerge una, diciamo, una filosofia in pratica nell'ingegner Zubini, cioè il rigore, ogni cosa deve avere una documentazione, deve essere sorretta da notizie, documenti, e in un'era di superficialità come questa, è veramente un respirare a pieni polmoni. Ingegnere, la ringrazio. E poi se volete aggiungere Sì, qualche ma cosa, poi nella stesura.